E questo è il server che mi avete riportato, la Cavallocraft, server pieno di rank fantastici e viva i cavalli. Ovviamente se conoscete altri server contattatemi in privato in modo tale che ci possiamo entrare, ma andiamo a vedere subito questo qua. Scegli qui per comprare i rank e le chiavi e i crates e c'è un botto di gente, c'è un capo admin supremo onnipotente. Benvenuto, ma chi è questo? Sono una persona pazza, ma non troppo. È entrato anche Trebiscotto, è un fratello. Scendi per leggere le cose del server. Che fratello di chi? Vabbè, io sto già capendo che quei due col rank mi sa che sono un po' pazzi. Cavallocraft, player online 6. Ciao World Demon. Oh, mi sta scrivendo capo admin. Vai a leggere le regole subito. Corro. Oh, salve. Oh, ma c'è un ascensore, io mi stavo tipo, mi sono shiftato per salutarlo a quello con rank supremo. Allora, regole importanti: sempre obbedire al capo admin oppure ti banno. Essere sempre gentili, se sei antipatico ti banno. Devi comprare i rank e le chiavi al warp ranks. Non picchiare i cavalli, ti banno se vedo che lo fai. Non rompere, ti banno. Qui la matematica non ha alcuna importanza, decido io. È perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 7... Non fare il furbo e rispetta le regole sacre. Va bene, va bene. Questo è completamente pazzo. Ma qua c'è un cavallo che si chiama Francesco. Vabbè, è bellissimo. Io invece mi sono preso paura. Ho cercato di mettermi una skin più aggressiva possibile, perché provo a fare quello là aggressivo. E a questo punto andrei a vedere qui appunto i rank per capire un attimo se è vero che è così tanto pay to win come dicono. Plebeiro, anche per sfigati kit plebeiro. Ok, no, c'ho il mio kit. Ah no, sei troppo povero, devi comprare un rank. Ci sono rimasto malissimo, non me l'aspettavo. Leggi qua, per comprare i ranks o chiavi delle crates chiedi direttamente al capo admin. Accetto solo pagamenti su PayPal immediati e nessun rimborso mai. Va bene. I plebei devono sottostare ai potenti, va bene. E per il momento tu sei proprio... Quindi, va bene. Vieni qua. Allora, 5 euro, 20, 20, 30, 50, 120. Quindi in Seinale ha speso 120 euro. Sarei una divinità scesa in terra. Nulla in questo mondo potrà fermarti mai. Slash kit onnipotente. Se il tuo calmo, io sono il più grande del server. Se il server ti piace, puoi supportarci. Sono qui da poco. Cioè, io sono appena entrato, eh. Sono appena entrato. Tra poco ti dico. Intanto mi faccio un giretto. Quindi, in Seinale ha speso 120 euro. Avocado invece ne ha spesi 30. Ok, poteva andare peggio. Vabbè, e qua invece ci sono delle crates che c'hanno le prot 10 dentro. Ma guarda qua che roba c'hanno. Ci sono tutti quanti gli oggetti con i rank, con gli enchant sopra il normale. Non ci sono le cose proprio quella che uno può prendere normalmente. Beh, la crate di base non serve a niente. Non ce l'ho fortunatamente, ma non serve a nulla. Ah, sto continuando ad aprire delle crate base. Sì, le sto continuando ad aprire e sto trovando delle pale in legno. Ok, qua stanno chattando tra di loro. Io intanto esploro un po' perché vedo che ci sono un po' di basi. Aspetta, c'erano i warps. No, non ho accesso a questo comando. Penso che non sia una cosa ottima da fare non appena entri in un server, riportare un bug. Però vedo delle diverse costruzioni. Direi di farci un attimo un giro, di farci un attimo un'idea, di capire un pochetto un po' di roba. Ma qua in chat si stanno flammando tra di loro. Vabbè, non mi faccio domande. Devo un po'... Oh, ma c'è l'MSG? Slash V? Non ho modo di poter scrivere in privato alla gente io, però così. Questo è un po' un problema. Casa di Trebiscotto e Avvocato Split. Cosa vuoi tu? Sono nuovo, nuovo. Cerco amici. Possiamo... Mi dai qualcosa per iniziare? Sto morendo di fame. Dai, che ci hai speso 30 euro per sto VIP. E dammi qualcosina, mo. Chi ti chiede niente? Un po' di cibo. Sei disposto a diventare mio schiavo? No, non ti basta Trebiscotto. Guarda quanto è figo. Se vuoi essere mio schiavo devi essere utile, va bene. Giuro. E già qui sto notando una cosa. Ovvero che qui delle persone sono sotto gli altri. Sì, ma lui sta in creativa, città, vabbè. Ho già trovato un mio possibile alleato. Trebiscotto. No, sono tuo amico. Sono tuo amico. No, dai, diventiamo amici. Ora siamo schiavi insieme. Allora sarei schiavizzato da me, si fiero di essere il mio più bravo schiavo. Va bene. Ok, a disposizione, grazie mille. Vabbè, tieni cibo, grazie. No alla guerra. Hai ragione, hai ragione. Sì, ai VIP shoppati. Va bene, ok, ok, ok. Ma non a casa mia. Posso entrare? Mi dice qualcosa? Non mi dice nulla. Ok, mi prendo giusto un po' di roba. Iniziale. Posso?
Qua ci sta pure un po' di cibo, ma che fai? No, dai, siamo dalla stessa parte. Tu sei a un livello ancora troppo basso di schiavitù. Vabbè, ho capito, me ne vado. Non mi interessa stare insieme a questa gente. Però io il mio l'ho fatto, mi sono rubato qualcosina. In questo modo posso già iniziare a farmi dei cartelli, in modo tale che possiamo già iniziare appunto a comunicare di nascosto con le persone. Non ho ancora trovato dei materiali da rubare. Devo anche riuscire a trovare un modo di poter appunto rubare un po' di roba. Ma qua cos'è successo? Qua è tipo tutto distrutto. Ma che è qua? È tutto quanto spaccato. Là c'è un cartello. Tra pochissimo i miei genitori mi danno la paghetta su PayPal. E si investe in delle crates allora, eh? Così si spendono i soldi. Se non volevamo stare con il più forte del server, andavamo nella casa di cacca. Secondo me è quella la casa di cacca. Però là c'è un cartello, riesco a leggerlo. No, sono troppo lontano. Devo avvicinarmi ancora. Aspetta, vado per di qua. Vediamo quanto più riesco ad avvicinarmi. Qui c'era la casa di Gigetto. Lui ha picchiato un cavallo. Hanno griffato casa di Gigetto? Ma no! No, hanno griffato... questa è palese opera però del founder, però, scusami. Però è completamente pazzo, è completamente fissato con i cavalli questo qua. Di qua invece c'è un villaggio. Io continuo un attimo ad esplorare. Raga, una roba che succede molto spesso, appunto, è che vengono creati dei server Minecraft che hanno soltanto l'obiettivo di farti spendere il più possibile, andando molto spesso anche contro il regolamento, perché non permette la Mojang di farti aprire dei server e dare dei vantaggi in gioco, che se shoppi sei il più forte di tutti in assoluto. Deve esserci sempre un modo di bilanciare le cose. Però molti server fanno più soldi possibile e poi dopo chiudono, perché comunque sicuramente avere un server ha delle spese eccetera. Ma quanti villager ci sono qua? Io mo ci ho fatto caso. Ma quanti villager ci sono? Oddio, ma che è qua dentro? Ma è pieno di villager. Ma non è che se apro è un casino. Oh, c'è un casino. Casa degli schiavi, non aprire mai. Ma guarda quanti villager ci sono. Beh, sai che ti dico, ma io incomincio già a fare casino. Ma che me frega a me? Siete liberi! Siete liberi prima che mi scamano! Via tutti! Libertà! Mamma mia, sono qui dentro da 2 minuti. Già sto incominciando a fare un botto di casino, un botto di roba. Ma in chat si stanno killando. No, ci sono schiavo! No, no. Sto vedendo cose molto mistiche in questo server. Oh, è generato qualcun altro. È un altro capo admin. Attenzione, eh. Ciao baby. A giudicare dal nome mi sa che è una tipa. Ho questo piccolo presentimento. Ma qua invece è full dia. Ciao femmina. Ok, sì. Ok, è decisamente una donna. Strawberry fragolina mia, sei tornata. No, il mio cringiometro mi ha colpito. No. Aia. Ah, che dolore, che dolore. È stato veramente un colpo molto molto basso. Ragazzi, avrei un bug da riportare. Ne approfitto ora che ci sono 2 staffer connessi. Il comando per i warps non funziona. Come facciamo? Non funziona. Non posso farlo, non ho il permesso. Vieni da me che ti do degli item. Subito inizia a givare. E no, abbiamo capito perché qui stanno venendo alzati i soldi, il cash. Il fruscio sta venendo mosso. Avevo capito. Capisco. Ti tippo al mio trono. Guarda come tutti quanti gli vogliono fare dei regali. Beh, vedi, funziona sempre avere una tipa nello staff. Se volete un giorno aprire un server, stai salendo sull'Olimpo? Ma? In cima troverai il potentissimo admin. Puoi disturbarlo solo per questioni urgentissime, o puoi comprare qualcosa, oppure per parlare di cavarli. Ma lui è già qui e se ne sta andando soprattutto. Mi sta tirando delle uova. Se ne sta andando. Cioè, praticamente lui mi sta invogliando a shoppare. Oddio, guarda qua quanti cavalli ci sono. Ma si stanno contendendo da chi deve andare qui invece. Vabbè, non c'ho parole. Però che figo, guarda sti cavalli. Sarebbe bellissimo poter distruggere tutto. Quindi, comunque, la maggior parte del tempo lui sta qui. Altrimenti uno se deve shoppare com'è che fa? Quindi io già sto incominciando a ragionare, già sto elaborando nella mia testa un'idea, che se voglio griffare tutto, se riesco a trovare un modo per griffare tutto e voglio farlo stare da qualche parte, lui deve stare qui. E qua c'è il trono. Che figo che è il trono. Ma è bellissimo. Ma che figo che è il trono. Ma è assurdo. Ai doni sì, gli do il blocco di terra che si chiama comprare. Tieni, questo è il mio dono. Ora come ora, questo è il massimo che posso darti. Non ho altro da darti. Se ho altro da darti, ti faccio sapere. Mi riporti indietro. Quando comprerai il VIP? Ma sono appena entrato. Domani. Papà mi dà i soldi.
Ma c'è il Setom? No, non c'è. Mi riporti indietro? Vai, ti riporti indietro. No, no, non così. Non così che mi killa. No, 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 no. Muoio. No, intendevo allo spawn. Avvocato che scrive: devo fare cacca. Mi stava andando la risata di traverso. Ok, mi ha riportato indietro. Io però non ancora ho trovato roba. Devo rubare roba. Quindi per ora c'è quella casa lì. Intravedo qualcosa anche là sopra. Vedo del fumo. Quindi andiamo a vedere anche là sopra. E qui la casa fatta di cacca. Andiamo un po' a vedere se c'è effettivamente qualcosa. Io devo riuscire a rubare. Intanto lì stanno facendo tasse, roba. No, aspetta, in che senso la tassa? No! È venuto a prendersi della roba. No! Salve. Vabbè, non penso se la prenda, se gli piazzo della terra. Quanta, tutta cacca. Anche lui gli sta passando della cacca. Salve. Sale. Sale. Sono venuta a fare visita. Come va? Intanto la continuano. Terra è tutto. E tutto è terra. Eh? Mi sa che è un altro completamente pazzo. Oddio, guarda quante torce. Murode. Non riesco a capire. Ecco Aleif. Ma che casa è? Ma c'ha qualcosa? C'è una pala. Interessante. Mi sembra un po' stupido. Quindi magari gli posso rubare qualcosina. Ma non riesco, ha dei problemi a comunicare. Io non riesco a capire quello che dice. Però mi sembra perfetto se mi posso appostare qua con lui. Gli sta continuando a droppare terra. Ma è da quando sono arrivato che sta continuando a droppare terra. Non mi serve la tua cacca. Sta continuando. Va avanti così. Non si ferma. Ehi, non picchiare il mio amico. Non picchiarlo. Oh no, 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 non mi viene a prendere. No, no, non mi viene a prendere. Non mi sta venendo a prendere. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Non mi vuole picchiare. No, no. Non finirò così. Oh, mi ha dato veleno. Ma mi ha dato veleno con una spadata. No, no. Dai. Attenzione ragazzi, notizia importante. Che cosa? Che sta facendo? Però se lui è là in fondo, io ora posso andare di qua e rubare tutto. Papà non vuole darmi i soldi per rinnovare il server. Ma cosa è successo qua dentro? Cavallo spia. Chi compra il VIP? Non ci credo, non ci credo. Vediamo se mi segue. Vediamo se mi segue. Vieni, vieni. No, vieni con me, vieni con me. Sì, 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 sì. Intanto ci spostiamo anche. Chiunque sia ti prego basta picchiarmi i polli. Vabbè, io nel dubbio mi fotto il cartello. No, non mi sta seguendo. Vieni con me. Vieni con me. Aspetta, ora il cartello per poter comunicare. Seguimi. Allontaniamoci. Lui, in poco che sono stato qua dentro, l'ho già visto bello bullizzato. Oh, qua dentro c'è un'altra base. Cosa c'è qua? No, no, nulla di che. Sarà di qualcuno che è passato. Qualche giocatore a caso. Perché suppongo che comunque ci saranno anche altri giocatori comunque in giro. Infatti vedo che ci sono diverse robe. Qua dietro c'è altro. Vediamo un po' cosa c'è qua. Oh, c'è un cratere. Voglio andare a vedere che build ci sta di qua. Perché ho bisogno di rubare roba. Andiamo di qua. Cavalli prescelti. Guarda qua altri cavalli. Vabbè, questo è completamente pazzo andato di testa. Vedo che vieni sempre. Io ci provo, perché non mi sembra che gli vada bene. Maltrattato. Ma a te va bene? Cioè, non ti vuoi ribellare? Ribellati. Ribellati. Ma qua cosa stanno dicendo? Qua vogliono shoppare roba. 150 euro. Oh, mi ha fatto di no con la testa. Sei disposto ad unirti agli altri col plebeo? Non ho il legno per fare un altro cartello. Per distruggere tutto. Qua abusano di potere. Yes! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go. Perfetto. Ok. Se hai info, dimmele. Sta scrivendo tre biscotto. Dai, tre biscotto, che grande che sei. Let's go. Un ragazzo stava preparando della roba, ma è stato griffato. Mi sa che è quello lì che abbiamo visto prima. Ok, ok, perfetto. Ci siamo organizzati, siamo rimasti che lui si metterà a distrarre, si metterà a dare un po' fastidio. Io nel frattempo devo cercare la roba. Prima però voglio passare per di qua. Voglio vedere se si possono rompere i blocchi allo spawn. Lì intravedo anche che c'è una mega base di ossidiana. Se riusciamo a distrarli abbastanza, possiamo appunto metterci un attimo ad infiltrarci, vedere un po' di roba. E sta dicendo che si vuole comprare un VIP in modo tale che distrae. Però giustamente in questo modo non sarebbe più uno schiavo. E quindi avvocato si sta mettendo in mezzo. E qui sotto ci sono dei cavalli bloccati. Ma va bene, lasciamo stare. Ok, lui ora deve rigorosamente andarsene. Perché appunto deve andare a vedere lui. Fammi controllare una cosa. I blocchi si possono rompere. Let's go.
Ok, devo andare a controllare se è rimasto qualcosa qua. Io mi sembra di aver visto prima sotto dei blocchi di stone bricks, delle torce. Però non ci ho fatto caso, ho detto vabbè, sarà roba griffata. Però se dice che della roba si è salvata, a sto punto possiamo andare a controllare. Anche perché l'ha detto con abbastanza certezza, infatti sta là. Significa che magari lui lo sa, ma non vuole fare nulla. O magari, che ne sai, se si mette paura, cose così. A questo punto andiamo a prendere la roba. Devi mandare i soldi su PayPal, ok. Qui in chat non appena subito si è parlato di soldi, subito si sono attivati, subito hanno fatto robe, ok. E qua c'è un tunnel effettivamente. Vedi che un pezzo di base non è saltato in aria. Hanno fatto quel mega cratere, ma un pezzo di base è qua rimasto. Io non mi arrendo. Capito? Te sei pazzo. Qua c'è una mega caverna. Ah, mi sa che è tipo... Addio amico, mi macherai, Tom. What? Ma un axolotl. Ma è completamente pazzo anche questo. Vabbè, effettivamente, per chiamarti Gigetto su Minecraft, qualcosa ci deve essere. Ma TNT! E questo è jackpot. E questo è un vero e proprio bel jackpottone. Ottimo così. C'è anche un libro. Dietro segreto di Gigetto e il suo preside. Il maledetto admin mi ha fatto esplodere tutta la casa solo perché ho ucciso un cavallo. Mi nasconderò qui e metterò il momento giusto per dire. Avevo pure speso un sacco di soldi per le crates. Dovevo comprarci le skin su Fortnite. Sono qui sotto da 3 giorni e l'admin non ancora mi ha trovato. Per fortuna non sa usare i comandi o è solo pazzo. Sono qui nascosto da 2 settimane e sinceramente inizio a dare di matto aiuto. Se stai leggendo questo diario sappi che non c'è nulla da fare. Lui è troppo potente. Gigetto se ne va. Ma a me che mi frega ucciderlo? A me basta che gli griffo tutto. Non mi interessa ucciderlo, anche perché ha tutta la creativa, ha tutta la roba, è impossibile. E comunque sono d'accordo col fatto che non sa fare i comandi con te, Gigetto. Non riesce a settare un warp, non c'è nel warp, però abbiamo trovato della TNT. Devo soltanto trovare un accendino o un qualcosa con il quale io possa far detonare questa TNT ed è fatta. Sarà la speedrun del Griff. Devo dire che comunque questo Mikado o Strawberry, non so chi dei due sia il server, hanno trovato la loro miniera d'oro. Se con un server così fatto male, nessuno glielo ha ancora griffato. Hanno trovato dei ragazzi molto innocenti, delle brave persone, vabbè. Che ci sta, Chain che non riesce a scrivere, Tre Biscotto che non lo so, è pazzo. E poi in questo momento ci sono io, invece gli altri hanno comprato tra quelli che sono online. Gli ha detto molto bene. A questo punto però andrei a vedere quella base, che mi sa che, se faccio un attimo due conti, mi sa che questa base è la base di Ale. Perché dove sta sempre il tizio è sul trono, fighissimo tra l'altro, e lui sta facendo molto... però sì, eccolo là. Eccolo là, lì c'è Ale. Come facciamo? Allora facciamo una roba. Vado a dire a Tre Biscotto di trovare un modo di allontanarmi Ale, in modo tale che io mi posso infiltrare. Sono completamente pazzo. Salve. Io quasi quasi mi prendo questo cartello blu che sta qua. Tra l'altro prima non avevo visto in chat, non so di cosa stanno parlando, ma qua è pieno di polli. Basta. Quanti polli ci sono? Vieni con me. Oh, qua c'è uno stanzino che non avevo visitato prima. Ah, qua dentro ci sono dei cartelli. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Facciamo una cosa. Gang, ok. Facciamo una cosa. Vieni qua. Vieni con me. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui, distraimi insane. No, 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 non legge, non legge, non legge. Fallo uscire dalla base. Ho rischiato malissimo. Stava venendo il fondo a leggere, però fortunatamente se n'è andato. Vabbè che siamo effettivamente i due plebei, non gli interessiamo. Mamma mia, se ho rischiato, mamma. Sei tutti noi, grandissimo Tre Biscotto. Oddio, c'ho 26 piume. Ma quanti polli ci sono? Ma che sta succedendo? Ok, arrivo, perfetto. Allora io mi metterei qui appostato, che non appena lo vedo passare... Vado a controllare su. Oh, ok, perfetto. Sta passando. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Perfetto. Passato proprio di filo. Pulito proprio, pulito. Perfetto. Andiamo qua. Lasciato pure casa aperta. Top. Che casone che c'ha. Ma c'ha pure l'uovo del drago. Guarda qua quanto è grande. Oh, qua ci sono delle armature. Una farm di bambù. Oddio, FK. Oddio, meno male FK. Ma c'è anche una farm di maia. Oddio, quanto cibo. Vabbè. Un po' me lo prendo perché lo stavo finendo. Ok, meno male FK, al volo ne approfitto, mi prendo, oh, me la prendo da una cesta che tanto non lo può vedere, perfetto, solo che ora come ora non la posso indossare perché sennò se ne accorge, perfetto, trovato anche una spada, devo trovare dei materiali, devo riuscire a farmi un accendino e devo sbrigarmi anche prima che torni lei, oh, qui, 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 TNT ancora, perfetto, l'accendino mi sa che lo devo prendere però dall'item frame, facciamo così, pap, preso, perfetto, a posto. Lei è FK. Ma se gli facciamo trovare una bella sorpresa, così che prima che torna una staffer si trova tutta bella esplosa e la base dello shoppone si trova esplosa. Tutto esploso e si gode. Perfetto, devo fare velocissimo, devo fare velocissimo. Dai che Tre Biscotto se lo sta ben tenendo. Qua parlano di soldi, parlano di cose. Tutto quanto bello.
Perfetto. Facciamo così. Vai. Tutto esploso. Ok, le devo usare però con parsimone. Anzi, me le prendo proprio tutte le TNT che c'ha. Perché voglio anche griffare lo spawn del server. Il regolamento, tutto. Quindi devo riuscire a mettere tutto perfetto così. Ah, però, no, qua ci vogliono proprio delle belle TNT. Belle piazzate così. Oh, yes. Mi piace. Questa cosa mi piace. Ok. Top. Ottimo. Mettiamo un altro paio di TNT intorno alla staffer e ce ne scappiamo. Ok, perfetto. Quindi anche quest'altra armatura presa. Ok, top. Dite che ne ho messa abbastanza di TNT intorno a lei. Ok, l'accendino ce l'abbiamo. Ho anche preso un'armatura in più in modo tale che la posso dare a Trebiscotto. Mi metto anche questo addosso così che metti che succede qualcosa io sto a postissimo. Oddio, ma c'ho degli effetti. Ok, perfetto. Si piazza la TNT. Si parte. Si corre via. Se tutto va bene, ora a ripetizione dovrebbero esplodere tutte le cose fino ad arrivare alla tipa. E la tipa dovrebbe saltare in aria. È uscito scritto che non è più FK. Quindi mi sa che un'esplosione è la bella che mossa. Oh, l'ha uccisa la lava. L'ha uccisa la lava addirittura. Attenzione. Perfetto, in questo modo non si sa neanche che l'ho uccisa in qualche modo con delle esplosioni. Non si sa neanche che sono stato io ad ucciderla. Mi sa che Ale ora correrà subito a vedere. Correrà subito a controllare. C'ho magari Flamewalker. Hardened. Oh, mi sembra di aver visto. Eccolo. Sta andando. Ok, perfetto. Mentre che lui passa per di là. C'ho per caso della speed con questi piedini, qualcosa? No, ok, perfetto. Ora, si passa subito di qua. Era casa mia. Ok, perfetto. Top. Devo andare per di qua. Cos'è successo, raga? Calma, spiegate. Top. Perfetto, l'altro è anche uscito dal server. Ok, qua non c'è più nessuno. Allora, facciamo così. Tieni, aiutami a piazzare le TNT mentre sono impegnati. Ok, perfetto. Top, raga. Ok, ci siamo. Anche perché in questo momento loro sono impegnati. Comunque, devo... è tutto quanto... Oh, arrivo! Perfetto! Sta andando a controllare che tutto quanto è esploso. Mamma mia, raga. Ma sono... cioè, sembro fatto apposta per questo. Ma quanto so forte! Mamma mia, ma è in tempo un paio d'ore. Ok, perfetto, anche vicino al cavallo, sei tutto quanto esploso. Tempo un paio d'ore, raga, io ho distrutto un server. Ho distrutto l'economia di un ragazzo che voleva fare i soldi col nulla. Perfetto, si fa così. Si riva anche da quest'altra parte. Perfetto, si va di qua. Si fa esplodere tutto il warp delle TNT, assolutamente. Tutto il warp si fa esplodere. Oh yes, visto che qui... si parla dei soldi della gente. Tenghi. Oh, lì si intravede anche un pezzo esploso. Anzi, sai che faccio? Colleghiamo subito le due esplosioni. Le due cose. Colleghiamole subito tra di loro. Facciamo così. E me ne fuggo prima che scoppia tutto. Via. Tutto esploso. Oh, yes. Partono tutte le esplosioni a raffica. Let's go. Ho rotto il TP lato di sopra. Non me ne posso più tornare. Quindi devo guardare da qui tutto. Ok, ma un piccone che scava 3x3. Oddio, che figata. Ma che robo P che c'ho. Easy, la si usa contro il server. Risorgo, easy. Guarda qui che cosa ha fatto. Ok, perfetto. Si fa così, a posto. Easy, scoppia tutto. Attendo a non scoppiare pure tutto il biscotto. Easy. Tutto quanto è andato. Let's go. Mamma mia, se non hanno neanche dei backup del server, quanto godo. Ok, si fa esplodere anche casa sua. La casa caccano. L'unica cosa che si salva è il suo limpo. Controlliamo se è di qua, raga. Controlliamo se è tipo per di qua il trono. Che se lo trovo lo vorrei far scoppiare. Oppure dall'altra parte dove ci sono i cavalli prescelti. Non ho idea. Ho buttato i miei soldi in sto schifo di server. Oddio. Stanno tutti quanti tiltando. Ha quittato il 150. Non ha manco i soldi per rinnovare il server, aveva detto. Doveva shoppare. Mi avete fatto incazzare. E insomma, ho rovinato un server. Ho ufficialmente rovinato un server. Stanno incominciando. No, ci sta bannando. Ho distrutto un server così. Easy. Fatemi sapere, signori, se ne volete altri video del genere nei commenti. Riportatemi dei server se fanno cose del genere in modo tale che posso intervenire. Nulla, ci si becca domani alle 14 con un nuovo video. Bella.